Vediamo di raccogliere brevemente l'insegnamento, diciamo così, radicale di queste letture che oggi abbiamo ascoltato in questa 32esima domenica durante l'anno. Intanto abbiamo notato che si parla di due vedove, la prima quella di Elia, l'altra quella che Gesù vede qui nel Tempio, e tutte e due danno tutto quello che hanno, entrambe. La prima perché, obbedendo a Elia, prepara la focaccia prima per lui, credendo nella parola di Elia, il quale promette in nome di Dio che la farina non verrà meno e l'olio nemmeno. Allora lei è disposta a rischiare, a dare tutto quel poco di farina che ha per preparare la focaccia per Elia. Non ha messo prima se stessa e poi il figlio e poi se avanza qualcosa anche per Elia. Ha rischiato in nome di Dio. E la seconda lettura, cioè la pagina di Vangelo, l'abbiamo sentita di questa vedova che Gesù stesso dice ha dato tutto quello che aveva per vivere. Queste due letture sono intrecciate anche dalla lettera agli Ebrei, che abbiamo anche ascoltato oggi, dove ci viene narrato il sacrificio del Figlio di Dio, che ha offerto se stesso per noi una volta per sempre, cioè totalmente. Allora, come mettiamo insieme tutte queste cose cercando di capire come per noi il Signore racconta queste parole, ci dice queste cose per la nostra vita? Credo che dobbiamo fare un accostamento partendo dall'inizio del Vangelo di oggi di Marco, dove si parla di questi scribi. Di come si comportano questi scribi che Gesù dice non solo non dovete imitare, ma prendetevi ben guarda da queste persone perché vi incamminano in una strada sbagliata. No? Guardatevi, cioè state attenti a non seguirli, a non fare come fanno loro, a non ascoltare troppo i loro ragionamenti. Perché altrimenti andate in una direzione sbagliata. Infatti, la questione di fondo che emerge in queste letture di oggi è, anche se non sembra così immediata, ma è il senso della vita, il senso che cerchiamo e che vogliamo dare alla nostra vita. Infatti questi scribi, e non è un caso che Gesù parli di scribi e non di persone in generale, non dice guardatevi da quelle persone che amano apparire, eccetera. No, gli scribi, perché chi sono questi scribi? E gli scribi sono i biblisti del tempo, coloro che conoscono molto bene la scrittura, anche teologi, interpreti delle scritture del tempo, cioè coloro che più di tutti hanno conosciuto la rivelazione di Dio. Sanno a memoria pagine dell'Antico Testamento. Hanno letto tantissimo nei commenti di queste pagine. Ma il problema di queste persone, cioè qui non sono tutti gli scribi, c'è qualche scriba che Gesù loda e dice non sei lontano dal regno di Dio, no? Quindi guardatevi da quegli scribi che fanno così, non da tutti gli scribi, da quelli che si comportano così. Costoro hanno conosciuto, conoscono molto meglio di tutti noi che cosa Dio ha rivelato nell'Antico Testamento, ma non conoscono Dio. Non conoscono Dio.
Questo Gesù lo dice anche da altre parti, quando dice: se conosceste le scritture, voi credereste in me, perché le scritture parlano di me. E invece loro, proprio sulle scritture, come fa Satana nel deserto, vogliono delegittimare Gesù e condannare Gesù. Allora qui c'è un problema, qui emerge un problema. Come possiamo conoscere Dio? Non basta studiare tanto, non basta leggere tanto, certamente lo dico anche per me che ho studiato più di voi, no? Tutti questi temi, e quindi mi interpella direttamente anche le sorelle, no? Che sono qui di vita contemplativa, passano la vita a leggere le scritture, a leggere che cosa dicono i padri della Chiesa, i commenti, proprio come questi scribi conoscono molto bene, conosciamo molto bene, certamente più di voi che forse non avete tutte queste possibilità. Ma il problema vero è che se noi guardiamo questi scribi e se guardiamo questa vedova che Gesù vede nel Tempio, quali dei due, chi dei due, tra gli scribi e la vedova o le vedove, chi dei due ha conosciuto di più Dio? Potremmo dire, per capirci meglio, e lì vogliamo anche arrivare, il cuore di Dio. Chi ha capito di più il cuore di Dio? Allora qui emerge una cosa, secondo me, che abbiamo già detto altre volte. Quello cioè che noi impariamo il cuore di Dio quando, dopo aver ascoltato quel poco che possiamo aver ascoltato del cuore di Dio, lo viviamo. Chi non vive non capisce. C'è niente da fare. Questa è veramente, per questo Gesù dice che sono coloro che mettono in pratica la sua parola che sono beati, beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Cosa vuol dire metterla in pratica? Vuol dire non solo fare, perché i farisei facevano perché pagavano la decima del cumino, della menta, dell'aneto. Pagavano perché erano cose di poco conto, no? Però anche quello facevano perfettamente, anche i dettagli della legge loro eseguivano. Ma trascurate il comandamento di Dio che vuole amare Dio al di sopra di ogni cosa e i fratelli come noi stessi. Allora se trascurate questo, cosa serve quello? Cosa serve la formalità della vita? Manifestare con i nostri gesti che noi siamo religiosi, se poi non viviamo il cuore di Dio. Questo è appunto il discorso di fondo. E questo discorso non è fatto solo per i credenti, ma è fatto per ogni uomo. Perché in questo consiste il senso dell'esistenza dell'uomo. Consiste la pienezza, la realizzazione della persona umana. In questo consiste. Nel fatto di mettere in pratica, cioè di vivere la nostra vita secondo il cuore di Dio, il quale cuore è un cuore che si prende a cuore le persone, soprattutto i più deboli, i più abbandonati, i più lasciati a se stessi, se li prende a cuore e vuole che noi facciamo altrettanto. Chi cerca di vivere nel rapporto con i fratelli e con le sorelle il cuore di Dio,
Cioè si chiede, ma come Dio nel suo cuore guarda a questa mia sorella, a questo mio fratello, al mio marito, mia moglie, ai miei figli? Come Dio guarda verso queste persone? Così guardo io verso queste persone? Mi faccio sentire aperto e generoso con loro? Sentono che io le prendo a cuore oppure sentono che io le evito? No? O che non mi, che di loro non mi interessa un granché. Finché ci sono, le vedo. Quando non ci sono più, non ci sono più, quindi non le vedo più e tanto vale. Allora, certamente, questo è il problema di fondo. Se vogliamo, siamo alla fine dell'anno liturgico, no? Quindi ci fa guardare all'escatologia, qualche domenica parleremo proprio di escatologia, la fine dei tempi, no? Il compimento. Ma oggi ci sta dicendo questo: state attenti di non perdere di vista il fine della vostra esistenza, che è fare abitare Dio nel vostro cuore. E questo lo si fa non solo leggendo le scritture, è importante leggere, è importante pregare, ma lo si fa imitando Dio nella nostra vita. Chi non imita Dio nella vita ha un cuore ipocrita, come questi scribi e questi farisei. Ora, che cosa ci dice di imitare di Dio? La generosità. La generosità di prendersi a cuore e portarsi nel cuore le persone che il Signore ci affida e che noi incontriamo nella nostra vita. Facciamo questo e andiamo verso la pienezza di noi stessi. Siamo dati a Gesù Cristo.